tirato senz'altro un sospiro di sollievo, perché c'era il rischio, insomma, di pareggiare contro la penultima in classifica, sarebbe stato una sconfitta. Sì, dopo tre sconfitte sarebbe stata una sconfitta, anche se non credo che questa squadra arriverà per me. Ha cambiato molto e secondo me non è da per il primo posto. Come spiega le difficoltà del Messina, soprattutto nel primo tempo? Venivamo tre sconfitte e la voglia che ci abbiamo messo non era pari alla tranquillità del giocare la palla. Eravamo sia troppo distanti sia poco precisi. Forse ha inciso anche la questione ambientale, almeno non so se sulle gambe o almeno sulla testa. No, credo di no, perché la questione ambientale è normale, perché c'è malcontento, dato che la squadra non è al primo posto, quindi dobbiamo aspettarci. Se noi vincessimo le prossime 10 avremmo un ambiente tutto a favore, non è questo. L'organico non era abbastanza forte per raggiungere i playoff, tant'è che la società sta cercando di correre ai ripari. Intanto ha portato Arcidiacono, arriveranno probabilmente altre due pedine per alzare la qualità e anche la scelta, ampliare la scelta dalla panchina, che non sempre è stata larga, come posso dire. Intanto un giudizio su Arcidiacono. No, non credo che la qualità non fosse abbastanza alta, credo che invece la qualità di carisma fosse piuttosto bassa, quindi stiamo inserendo delle persone che possono aiutarci in questo senso, dato che il carisma dell'allenatore da solo non è abbastanza. Arcidiacono è un calciatore che non c'entra nulla con la Serie D, immagino che lo conosciate meglio di me, si è visto già dal primo allenamento, per una serie di motivazioni non poteva giocare dall'inizio, però per un momento l'ho messo dentro e penso che già oggi ci abbia dato una buona mano e sono sicuro che lavorando di più con la squadra ci farà fare un salto di qualità. Tra i più intraprendenti nel primo tempo il giovane Cafarella, che a sorpresa ha gettato nella mischia, nel secondo tempo forse la posizione a destra l'ho un po' estraneato dal gioco, visto che si giocava prevalentemente su Arcidiacono. Sì, erano due o tre settimane che il ragazzo meritava una chance, dovevo solo avere il coraggio di farlo, mi è sembrato il momento adatto, ha sicuramente qualità, però ovviamente deve inserirsi in una squadra in cui praticamente non ha mai giocato, pur allenandosi insieme agli altri. L'obiettivo playoff rimane possibile, è ancora aritmeticamente raggiungibile, dovete però sicuramente migliorare il rendimento esterno, finora è stato ben al di sotto delle attese. Sì, dobbiamo migliorare il rendimento sempre, non importa se in casa o fuori. Oggi è vero che abbiamo raggiunto il risultato, ma secondo me lo meritavamo molto di più nelle tre precedenti partite. Oggi siamo contenti perché abbiamo vinto, ma dovremmo riuscire a combinare prestazioni decenti come abbiamo fatto nelle scorse tre partite e risultati, quindi avere quella determinazione che unisca il gioco al risultato. Sarà sicuramente più soddisfatto quando andare in gol, non sarà soltanto Crocitti ma un po' tutta la squadra. No, se lo fa Crocitti io risulto lo stesso, almeno oggi è risultato. Crocitti, dalla tua posizione in campo alla fine sei l'unico che la butta dentro. Diciamo che sono contento per il gol, per questo momento, per la vittoria, al di là della posizione in campo. Come ho sempre detto, non è quello il problema, perché bisogna vincere o con Crocitti in avanti o Manzano, insomma, bisogna vincere e fare risultati, quindi meno male che c'è stata questa opportunità di fare questo gol e andare bene, perché sarà un attimino complicato.
il primo tempo soprattutto è stato al di sotto delle aspettative. Non so se ha influito anche questo clima sul Reale. Sì, diciamo che è una situazione un po' particolare, non è una scusa, però sicuramente non siamo abituati a vedere lo stadio sul voto, quindi sono tutte delle situazioni che creano un pochettino di disturbo, però ciò non vuol dire che bisogna fare al primo tempo un pochettino, mettere tutto tono, un po' con luce, quindi bisogna ripartire, bisogna dare continuità, perché adesso c'è bisogno di fare risultati consecutivi, perché si deve ricreare l'entusiasmo, perché c'è una tante situazione che non stanno andando per il processo giusto, quindi solo con i risultati si può creare di nuovo l'entusiasmo. Soprattutto serve migliorare il rendimento esterno alla fine. Sì, questo dicevo, dare continuità ai risultati, perché soprattutto fuori casa siamo un pochettino troppo leggeri, lasciamo un attimino troppe situazioni che poi alla fine pareggio per la partita, soprattutto in questo periodo per la partita, quindi si deve un attimino dobbiamo darci una regolata, lavorare sugli errori e cercare di fare risultati fuori casa, perché adesso è il momento di dare qualcosa in più per cercare di stare sempre agganciato al treno dei playoff.